Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovare cibo. Qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C'erano infatti circa 5.000 uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di 50 circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati, 12 ceste. Dopo la solennità della Santissima Trinità, la Chiesa ci fa celebrare in questa domenica un'altra festa importante, che è quella del Corpus Domini. Il brano del Vangelo di oggi, come in tutta la liturgia, non si parla solo di una cronaca fedele di un fatto che di per sé non si può neanche spiegare solo con la ragione. Gesù incontra la folla che è citata nei primi versetti. Non è come i discepoli, non ha fatto esperienza della potenza della parola e della fatica di ogni giorno, ma è un incontro col Gesù che in una incondizionata disponibilità accoglie e prende a parlare loro del regno di Dio guarendo i malati. Ed ecco che questo accogliere e prendere parola ci rimanda al gesto del celebrante che ogni giorno nella celebrazione eucaristica non solo accoglie la comunità radunata, ma presta attenzione agli altri lasciandosi coinvolgere dai bisogni di essa e mostrando interesse per i loro bisogni spirituali e materiali. Il giorno comincia a declinare. Anche questo è un rimando allo spezzare il pane come ad Emmaus, ancora una volta in un luogo deserto. Questo ricorda il cammino del popolo di Israele che lascia quella terra di schiavitù e si pone in cammino verso la libertà. Questa comunità che ci viene presentata in una folla è composta sicuramente di viandanti che hanno bisogno di compiere un esodo, proprio come accade nella nostra vita. Gesù ordina ai dodici di dare da mangiare alle folle. Questo dialogo tra i discepoli e Gesù ci permette di comprendere come i discepoli si fanno portavoce sicuramente di un coinvolgimento, ma forse ancora troppo superficiale. Allora Gesù scardina il pensiero dei discepoli dicendo di andare più all'interiorità, dando addirittura loro stessi da mangiare. Ovviamente la risposta dei discepoli è piena di stupore e di sorpresa, ma dall'altra parte anche di scoraggiamento. Ma i discepoli non comprendono che Gesù non vuole sfamare la gente, ma vuole lasciare un segno, quel segno che proprio lo possiamo riscontrare nel pane della parola e nel pane dell'Eucaristia che ogni giorno diventa alimento per noi. La benedizione di Gesù moltiplica questo alimento che sazia ogni fame nella nostra vita, una fame che può essere di felicità, di amore, di giustizia, di dare bisogno di senso alla nostra vita. Questa benedizione, questo spezzare il pane, questa distribuzione, questa raccolta degli avanzi sicuramente ci rimandano quindi alla cena eucaristica. Le 12 ceste, ciò che rimane
alla fine della moltiplicazione di pane, sono quel pane per il futuro, perché anche noi possiamo distribuire ad altre persone. Quella Eucaristia quindi diventa principio della storia di Gesù e non della natura dell'uomo. Ecco che per spiegare l'Eucaristia non possiamo partire da una religiosità puramente umana e razionale, ma una religiosità più divina, più riferita a Dio. Ed ecco che l'Eucaristia celebra quel sacrificio di Gesù, rimanda direttamente a Gesù. Quel fare memoria che ogni giorno celebriamo fa riferimento imperterribile dell'Eucaristia alla vicenda storica della morte di Gesù, un Gesù che ha donato lo Spirito e comincia a vivere nella Chiesa. È dunque l'Eucaristia che fa nascere e fa vivere la Chiesa, ma non è Chiesa che fa l'Eucaristia, è Gesù che fa l'Eucaristia.